sono capitati in un posto di colore. No, è vero. Ma quanto avete speso in trucco? In trucco abbiamo speso tantissimo. Tantissimo. Omaggio dalla Brianza. Dai, Brianza, sì, senta, però è monocolore, tutto nero avete preso. Sì, ma abbiamo anche quelli biondi là dietro. Quelli dietro. Chi sareste voi? Noi siamo quelli che con i problemi che abbiamo siamo tutti neri. Tutti neri da... Neri di guarda, problemi. Da dove? L'autentico. Ah, eccolo. Quindi, secondo voi verreste da Harlem? Sì, è un gemellaggio, Brianza-Fano. Brianza-Fano. Dalla Brianza a Fano con i gospel. Questo era in prestito. È posto. Preside, allora, un momento speciale anche per voi, siete qui per un momento, insomma, di distensione. Il secondo anno abbiamo portato due classi della quarta elementare. A San Severino il terremoto si è sentito e quindi è un momento di svago per questi ragazzi. Siamo sovraffollati in una scuola da 300 alunni, siamo 740 attualmente, ma speriamo nei prossimi mesi di avere realizzata una scuola temporanea. A San Severino hanno realizzato 120 casette attualmente, le SAE, e quindi i ragazzini, qualcuno è rientrato in questa sistemazione, altri sono ancora fuori casa, però è chiaro che dobbiamo dare un clima di normalità e la scuola ci riesce abbastanza bene, vengono volentieri e stanno insieme volentieri, insomma. Sono ragazzini che riescono a superare piano piano le difficoltà. Qui siamo in un angolo di una tribuna molto particolare, siamo divisi tra la banda Bassotti, convintissimi, bravi, ma insomma non c'è nessuno scopo ladresco, solo divertimento. Solo divertimento. Bene, pronti a ricevere i dolci? Sì. Tutti pronti? Sì. Ma li lanciate anche però? Sì. Oh, quindi questi lanciano e per qui sono dei ladri un po' gentiluomini, no? Insomma, quello che date se li prendo, va bene. E poi più in là, adesso mi faccio un salto nel futuro, vado dentro Star Trek, Nimoy! Ciao! Tu saresti? Clindon! Io sono Uraia! Uraia, tutti personaggi fantastici! Ma il capitano Kirk dov'è? Eccolo! Capitano Kirk de Noaltri! De Noaltri, de fan! De fan! Dalle vongole all'esterno! Voilà. Fantastico! Siete bellissimi! Palchi, siamo qui in un palco speciale che sta vivendo un momento particolare, 60 bambini che provengono dalle zone terremotate sono qui grazie all'associazione fanese Fano Cuore nelle Marche che vi ha voluto regalare questo pomeriggio così particolare. Sì, è la seconda edizione, il secondo anno che ci permettono questi ragazzi di essere ospiti di Fano, ringraziamo con tutto il cuore questa associazione che per noi ha fatto tanto. Non solo invitandoci al Carnevale di Fano, ma in tutto il percorso, da quando è successo il sisma da ottobre, ci sono stati vicini con molte donazioni, molte cose che ci hanno fatto molto comodo, soprattutto i primi periodi. E a differenza di altri gruppi che si sono visti magari solo il primo periodo, loro ci hanno sempre seguito nel corso di tutti questi mesi. Quindi un grazie veramente di cuore a tutti loro e alla loro generosità e alla generosità di tutti gli abitanti di Fano. Sotto un ombrello riciclato, possiamo dire, voi siete l'emblema del riciclaggio. Sì, sì, con materiale povero e abbiamo realizzato queste meduse. No? Vediamo chi c'è sotto, queste meduse in plastica, con gli ombrelli, questo effetto, poi abbiamo anche la luminaria, quindi ti aspettiamo. La luminaria, fantastico. Lasciati tentacolare dal nostro carnevale. Mi sembra molto bella come slogan. Sono molto belli, colorati e variopinti, insomma, ve la dovrete giocare con un paio di palchi molto belli, però insomma, devo dire, però il vostro dal punto di vista del messaggio è molto bello, quindi complimenti, le meduse! Meduse! Yeah!
temperatura è altissima, proprio alzo, no, praticamente mi sento nelle braci, mi sento circondato dalle braci. E quindi insomma, a che cosa vi siete ispirati? Eh beh, alla pizza Rossini, a Rossini che è centenario, è un pochino, e poi magari c'è anche un po' stancato perché ha messo Rossini o che pizza. Ah, Rossini o che pizza, quindi è polemico. No, no, no. Siete un po' polemici, insomma, va bene.